Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda: dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo? La tristezza a riempire il vostro cuore. Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà avvenuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Parola del Signore. È lo Spirito il grande protagonista di queste settimane in attesa della Pentecoste. Gli apostoli sono smarriti, confusi. Come possono andare avanti senza il Signore? Come possono affrontare l'immane compito di annunciare il Vangelo se Lui non c'è? Gesù non lo pensa così. Li richiama, li rimprovera. Verrà il Paraclito a condurre la sua Chiesa. Lo Spirito rende Gesù nostro contemporaneo e ci aiuta a capire che il peccato consiste nel non riconoscerlo come manifestazione del Padre, che la giustizia di Dio consiste nella salvezza di ogni uomo e che il maligno è ormai sconfitto. Lo Spirito soffia abbondantemente su di noi. Gesù non dice che muore, dice che se ne va. Il suo andarsene è un ritorno al Padre, che l'ha invitato. Solo andandosene ci riapre la strada della comunione con il Padre e ci può consegnare la pienezza del suo amore. Ci può consegnare lo Spirito. I discepoli non hanno il coraggio di chiedere dove vai. Da tempo Gesù annunciava questo momento e già lì si profila all'orizzonte una consegna radicale della vita. Solo lo smarrimento prende possesso, ma Gesù rassicura in ogni situazione. È nascosto un bene più grande, una comunione più grande, per un voler rimanere sempre insieme. L'amore non muore.